Salve a tutti affezionati al canale EarthLive 2.0. Cosa ne pensi di questa immagine? Questo è uno dei screenshot di una serie mitica negli Stati Uniti, naturalmente conosciuta in tutto il mondo, poiché in quasi tutti i paesi puoi vederla. È di una serie televisiva di cartoni animati nordamericani, ma sembra che ultimamente e da qualche tempo questa serie sembri predire un bel po' di cose che in seguito si avvereranno. Qualcosa di simile a Baba Vanga, Nostradamus, per citare alcuni veggenti della storia passata che prevedevano in modo straordinario un futuro con molti anni di anticipo. Ma più lontano della realtà in cui viviamo attualmente sembra ancora che ci siano cose da soddisfare e molto catastrofiche secondo questa serie degli Stati Uniti. E per la cronaca, anche se sembra un gioco da ragazzi, questa serie è davvero rivolta a un pubblico di tutte le età, compresi i bambini. Quindi diamo un'occhiata a cosa ci dicono in un capitolo specifico, sull'immediato e non così lontano futuro con 3 mesi d'anticipo. Ricordiamo che l'Economist e il Times hanno realizzato copertine importanti che prevedono il futuro. Dell'Economist in particolare ne abbiamo parlato in un video precedente. Ma se guardi a questa serie hanno persino sottolineato l'eco che questi media fanno oggi. Ecco un dettaglio interessante e molto simile alla realtà. Questa mappa è molto simile a quella delle elezioni del presidente degli Stati Uniti 2020. Casualità? Andiamo a sapere di più a fondo di cosa potrebbe succedere in questo nuovo anno secondo l'autore dei Simpson. La serie animata dei Simpson, della serie Horror Treehouse, ci ha mostrato una visione del 2021 in cui gli abitanti di Springfield affrontano un'apocalisse prossima. Ora i fan si sentono a disagio date le precedenti previsioni degli episodi sulla famosa famiglia, il pubblico non può che scherzare nervosamente su questa triste prognosi. Il quarto episodio della 32esima stagione dei Simpson, che ha debuttato negli Stati Uniti il 1 novembre, si chiama Treehouse of Horror 31. Questo è un altro episodio di Halloween, nella serie animata che generalmente presenta eventi spettrali e fantastici con la famiglia di Springfield e altri episodi simili. Il quarto episodio presentava 3 racconti sui Simpson e una piccola introduzione generale. All'inizio dell'episodio, guardato dagli spettatori, il giorno delle elezioni a Springfield è un riflesso del voto presidenziale del 3 novembre negli Stati Uniti. In questa nuova scena, Maggie incoraggia Homer per andare al seggio elettorale mentre è sdraiato pacificamente su un'amaca. Lì Simpson fa conoscenza delle clamorose dichiarazioni di Donald Trump durante gli ultimi 4 anni. Dopodiché dice che dobbiamo fare qualcosa, ma dopo aver sognato il voto si scopre che ha sognato tutto questo che stiamo vedendo. Infatti si è addormentato su un'amaca senza mai andare alle urne. Cosa potrebbe succedere? Risponde la preoccupata Maggie, ritenendolo sbagliato il fatto di non andare a votare. Negli scatti seguenti ci viene mostrata la cittadina bruciante e sgangherata in cui i robot aggressivi sono stati mandati nella città raggiunta in questo stato nel gennaio del 2021. Alla fine dell'introduzione, i cavalieri dell'Apocalisse, la guerra, la pestilenza e la carestia spazzano Springfield e con loro vi è anche lo stendardo della Casa sull'albero degli orrori 2021. I fan dei Simpson, che hanno visto l'episodio, hanno presentato particolare attenzione all'introduzione in TikTok, che ha ottenuto anche più di 9 milioni di visualizzazioni per un video di un ragazzo che è stato mostrato a fissare sgomento l'apocalisse di Springfield nel gennaio 2021. Il punto è che i fan accreditano ai Simpson di aver predetto il futuro nella serie animata. I fan hanno visto profezie sulle proteste violente della pandemia di coronavirus e contro il razzismo negli Stati Uniti, e questi sono solo alcuni episodi e scene che si sono avverati nella realtà. Dopo aver appreso degli eventi nell'episodio di Halloween, il pubblico, scherzosamente o seriamente, non si sentiva a suo agio con una simile previsione per l'anno 2021. Forse è una coincidenza la data in cui tutto questo può presumibilmente accadere. Ricordiamo che è anche il momento in cui Donald Trump dovrebbe lasciare la Casa Bianca, a meno che le cause legali non daranno ragione a Trump. Un'altra delle coincidenze è che in una dichiarazione dietro le quinte l'attuale presidente degli Stati Uniti ha detto che si prepara a declassificare gli UFO e il mistero che circonda questo paese per quanto riguarda gli eventi nella sua storia di avvistamenti. Un'altra coincidenza è che un astronomo della community di un sito web, Skywalker, ha pubblicato una fotografia in cui appare un'esplosione nello spazio vicino e che non appartiene a nessun razzo Falcon 9 di SpaceX perché non coincidono le date di lancio che la NASA vuole farci credere. Ci sono troppe coincidenze per questo 2021, che è diverso da quello che l'umanità si aspettava dopo aver vissuto questo grande incubo nel 2020. Dobbiamo guardare gli eventi con molta attenzione e guardare più in alto, perché è da lì che verrà cosa deve accadere in questo nuovo anno 2021 secondo gli esperti. Cosa ne pensate di questo capitolo della famiglia Simpson? Siamo davvero di fronte a qualcosa che accadrà non solo a gennaio come prevedono, ma nel prossimo anno 2021? O pensate che siano semplici aneddoti di una serie di disegni e le follie del suo creatore? Io vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a iscrivervi al canale e noi ci risentiamo alla prossima.